Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Lisa. Noi siamo i Weedy, siamo migliori amici e oggi abbiamo intenzione di parlare di un argomento che davvero ci sta molto a cuore da sempre, ovvero gli approcci indesiderati. Innanzitutto, che cos'è un approccio indesiderato? Sono tutta una serie di attenzioni, sia fisiche che verbali, o anche di linguaggio non verbale, che vengono fatte da qualcuno che noi non desideriamo che ce le faccia. Quindi da un elemento che magari è un estraneo, o comunque qualcuno dal quale noi non vogliamo riceverle, ma siamo costretti a subirle, ricevendole lo stesso. Più che altro, che cosa rende un approccio da un approccio a qualcosa di indesiderato? I modi sbagliati con cui viene effettuato. Perché non è che se un ragazzo o una ragazza comunque si pone in maniera gentile con te e con le giuste maniere, allora solo perché magari non ti piace un approccio indesiderato, un rimasto o cose di questo tipo. Anzi, chi si comporta così a giudicare solo perché non gli piace l'estetica, dando del rimasto, è molto più rimasto di questi ragazzi di cui parlo. Tra l'altro, noi siamo soliti pensare che questi siano degli approcci che vengono soltanto da persone tipo i cinquantenni oppure i vecchi un po' maniaci e cose del genere. Ma in realtà, raga, non è per niente così. Ma c'è una vera e propria cultura che viene tramandata da generazione in generazione, dai più grandi ai più piccolini. Io, per esempio, ho avuto un'esperienza che mi ha letteralmente sconvolta nella vita, e cioè di molesti da persone di quel target lì, quindi cinquantenni, vecchi, eccetera, ne ho ricevute all'infinito. Ma non si sono solo fermati a questo, le ho ricevute anche da bambini piccoli. Cioè parliamo di bambini di 6-7 anni che avevano già intrinseco il concetto di dover molestare una donna solo perché è donna ed è davanti a loro. E non parlo solo dei bambini che involontariamente ti sfiorano perché sono piccoli e giocano con tutto, ma parlo proprio di persone che in sé avevano già la malizia. Per raccontarvelo, io ero in una piazza molto famosa di Napoli, dei quartieri spagnoli, in cui c'è un pubblico molto variegato, e in particolar modo c'erano questa baby gang, che è letteralmente baby, cioè parliamo di ragazzini di 7 anni, 6 anni, 8 anni, erano veramente piccolissimi, i quali hanno pensato bene di venire da me, molestarmi. Io ero con Valerio ed un altro ragazzo, eravamo già comunque degli adulti rispetto a loro, e loro hanno iniziato a fare degli apprezzamenti molto beceri e molto volgari su di me, fino a poi toccarmi il sedere, e io ero con dei pantaloncini corti, mi hanno letteralmente infilato la mano sotto al pantaloncino per palparmi il sedere. Era totalmente intenzionale perché, appunto, come vi ho detto, i commenti erano molto molto volgari e io sono rimasta sconvolta dal fatto che queste molestie siano provenute da dei bambini che penso non sappiano nemmeno che cosa significa. Ma sicuramente non avranno neanche stimoli, lo facevano perché gli è stato insegnato da gente più grande ma ancora più ignorante di loro. Che questo è il modo di rapportarsi con le ragazze, ovvero che non le conoscete, le reputate carine, dovete fischiare, dire cose volgari, toccare senza il consenso e gasarvi con gli altri amici quando vedete reazione scioccata della ragazza. Senza neanche un motivo alla base, ma solo perché voi pensate magari sia una cosa che faccia figo. Non so che brutta educazione, che infanzia abbiano avuto questi ragazzini per comportarsi così in questa età. Ma davvero è qualcosa che ci fa ribrezzo, ma pesante, perché vedete questi ragazzi al posto di divertirsi normalmente traumatizzano gente più grande e non sa neanche poi come relazionarsi. È assurdo. Sì, davvero assurdo. E quasi in contrapposizione con questo che ti è successo, ovvero che tu eri piccola e hai avuto praticamente una molestia da dei ragazzini che neanche avevano dei impulsi, non avevano neanche gli organi genitali sviluppati, quindi mi sembra folle una roba del genere. Io invece ho avuto un'esperienza opposta, ovvero quando ero ragazzino, diciamo, non ho avuto una bella esperienza con... praticamente era un uomo, cioè aveva più di 30 anni. Te lo voglio raccontare molto in breve. Io ero in terza media, tipo, ero molto amico con questo mio compagno di banco, niente, una solita amicizia delle medie, dovevo andare al cinema. Ci dava sempre il passaggio questo suo cugino. Questo cugino già mi sembrava strano, per quanto io fossi molto ragazzino, mi sembrava strano che lui di 30 anni ci accompagnava sempre, ci veniva a prendere. Comunque niente, ci accompagnò al cinema e già quel giorno notai che, per dire, faceva tutte cose strane, mi fece scendere le scale, tipo prendendomi semi in braccio, oppure faceva allusioni sessuali, robe di sto tipo. E a me salì un po' un senso di pericolo, dato che ci accompagnava anche lui in macchina, quindi chissà che cosa sarebbe successo. Certo, stavo in macchina con lui, non potevi scappare. Esatto, non avevo neanche il cellulare, perché ero molto piccolo. Cioè, mia madre si era fidata e basta. Certo. Appena tornammo a casa mi aggiunse su Facebook, e mi ricordo da lì mesi e mesi in cui cercava sempre di parlarmi, magari anche entrando dal Facebook del cuginetto, dicendo no, in realtà sono X, perché non mi ha risposto, gli altri devo farvi una cosa, scrivi un attimo. Io devo dire la verità, ero molto piccolo, quindi non capivo benissimissimo quello che stava succedendo, ma mi sentivo che era indesiderato tutto ciò. Io non volevo avere a che fare, mi sembrava anche molto aggressivo
che usava il profilo del cugino quando io a lui non rispondevo. E ogni volta mi proponeva di fare delle videochiamate in cui ci saremmo mostrati per divertirci, perché eravamo ragazzi, perché lui ovviamente con me faceva tutto il bro, che belle le ragazze, anche se non credo che erano quelli i suoi gusti, non per discriminarlo ovviamente, ma lui pensava che desiderava me, faceva finta di essere il cugino trentenne figo quando in realtà voleva approcciarmi. Devo dire che io ho sempre rifiutato, ma mi vergognavo della roba, cioè non ne ho mai parlato con i miei fratelli, con le mie sorelle, con i miei genitori, anzi io eliminavo le chat perché avevo paura che i miei genitori avrebbero potuto scoprire questo e pensare male di me quando io ovviamente non consentivo a nulla di ciò, ma dicevo no, no, ma che stai dicendo? Ma però ti creano quella sensazione di disagio. Ti giuro, mi sentivo io colpevole, come se gli avessi dato magari troppa confidenza, forse avrei dovuto capire da subito le sue intenzioni e non parlarci. Come facevi a capirlo se tu eri un ragazzino piccolo? No, cioè, oggettivamente questa è la meccanica più brutta, e cioè questa di farti sentire in colpa e di farti ma sentire parte del processo. Ma ti giuro, mi faceva sentire quasi come una persona cattiva che non lo calcolavo più quando lui era solo un mio amico, io avevo fraintese, non c'era bisogno. Orribile. Alla fine, fortunatamente, sono andato al liceo, ho perso i rapporti con questa persona, dopo era bloccata su Facebook e non aver più risposto al suo cuginetto, ma vi devo dire che io mi vivevo i primi anni del liceo con un'ansia di un ritorno di questa persona da un momento all'altro, e davvero mi sento molto fortunato che tutto sia limitato a solo delle chat in cui tra l'altro io non ho fatto nulla, perché magari altri ragazzini avrebbero potuto fare la videochiamata, avrebbero accettato. Certo. Davvero coraggioso riuscire a parlare soprattutto di queste cose, perché il problema più grande è che si sta sempre in silenzio. Fortunatamente adesso molte ragazze si stanno esponendo maggiormente, e infatti le molestie dal punto di vista femminile sono molto più sdoganate rispetto agli anni precedenti, anche se siamo ancora molto molto arretrati, perché stesso la giustizia molte volte non colpevolizza chi dovrebbe essere colpevolizzato, ma siamo ancora molto 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 più arretrati per quanto riguarda le molestie maschili. Cioè un maschio è molto difficile che venga visto come vittima e non come carnefice quando si parla di molestie. Purtroppo non ci si limita soltanto a questo, ma molte ragazze stesse sono moleste nei confronti dei ragazzi, ma passa come tutto ok. Io per esempio so di un'altra esperienza che lo riguarda, nella quale io sono stata diretta testimone, in cui delle mie amiche stesse, che ora ovviamente non sono più mie amiche, hanno provato ad essere moleste e proprio molestarlo fisicamente in una maniera orribile. E vi giuro che probabilmente se io non fossi stata diretta testimone dell'esperienza, avrei benissimamente potuto dire: eravate tutti un po' brilli, un po' altici, è successo, quando in realtà non è così, perché i toni erano molto più aggressivi di quelli in cui ci sono semplicemente un paio di persone un po' ubriache. Ve la racconto molto in breve. Eravamo al compleanno di Luisa, dei 16-17 anni, penso più 16, e eravamo in una specie di bosco a fare una festa lì con alcolici e tanti ragazzini. Una festa diciamo un po' diversa dalla norma. Mi capitò quella sera di alzare un po' troppo il gomito. Ero piccolo, non sapevo la mia resistenza, quindi mi salirono molto rapidamente e iniziai a perdere il controllo. Tant'è vero che ero steso sopra questo tavolo e non riuscivo a muovermi. E le uniche persone che avevo nelle vicinanze erano queste amiche di Luisa, che però era da inizio serata che ci stavano praticamente provando con me. A me queste ragazze non piacevano, quindi era da inizio serata che io mi ponevo lo stesso in maniera gentile, ma cercando di far capire che era semplice gentilezza. Invece loro non erano per niente in questo mood con lui. Anzi, una cosa che è successa, che a me letteralmente mi lasciò senza parole, fu mentre lui era praticamente semi-incosciente, perché poi questa è un'esperienza diretta sua, ma che più che altro gli ho raccontato io, perché lui non era in grado di ricordarsi le cose, quindi sarebbe potuto succedere anche peggio se io non fossi intervenuta. E lui era incosciente e loro dicevano: gli portiamo un bicchiere di succo così che si riprende. E in realtà non gli stavano portando del succo, ma stavano un bicchiere di vodka e poi ci mettevano un po' di succo e gli portavano a manetta questi bicchieri per farlo bere e farlo riprendere, dicendo a lui che era succo. Poi lui stava stesso su questo tavolo e a un certo punto una ragazza in particolare, che era molto interessata alla situazione, ha provato tipo a mettersi su di lui e a fare roba con lui, che era totalmente incosciente, e sono dovuta intervenire io insieme ad altre mie amiche per fermare la situazione, perché se noi non avessimo fermata, lei probabilmente sarebbe andata oltre, perché già stava andando oltre, cioè gli stava infilando una mano nei pantaloni. E vi ripeto, in una situazione del genere magari il giorno dopo sarebbe passata come: oh, Valerio e X hanno fatto cose. In realtà no, era stata lei a fare tutto. E se noi la vediamo con un'ottica femminile, cioè sarebbe stata vista proprio come un vero e proprio atto femminile.
fisico. Una cosa gravissima se i sessi fossero stati invertiti. Invece in questo caso la situazione era passata quasi come una situazione innocente. Anche gli altri che erano, tra virgolette, spettatori della cercavano situazione, cercavano di normalizzare il tutto, sì. Ma dire, vale, dai, ma c'è la ragazza e ci prova, ma perché te la sei presa tanto? Ovviamente io ho totalmente chiuso i rapporti con queste ragazze perché per me erano pazze. E ripeto, il problema più grosso è normalizzare queste cose, cioè il fatto che quando si parla di ragazzi viene vista sempre come una cosa molto tranquilla, viene vista sempre come una cosa tranquilla, come che dato che noi ragazzi siamo il sesso forte, niente ci scalpisce, anzi se una ragazza, anche se a voi non piace, ci prova con voi, voi dovete solo sentirvi lusingati, cioè avete rimorchiato, anzi sono le prede che vengono da voi, quindi come se non potessero esistere la roba a posto, ovvero che voi siete le loro vittime. La violenza che gli uomini applicano sulle donne è ovviamente un qualcosa di gravissimo e questo è un concetto che nessuno di noi deve mai dimenticare, ma anche per quanto riguarda la violenza che le donne applicano sugli uomini dovremmo prestare attenzione a questo. Purtroppo viene data poca credibilità ai ragazzi quando succede, perché dicono, scusa ma sei un ragazzo, ti vuoi liberare dalla situazione, sei forte. Effettivamente è ancora più pericoloso per le ragazze, ma non vuol dire che per i ragazzi sia una cosa tranquilla. Può capitare in ogni età, in ogni sesso, in ogni situazione. Raccontateci anche voi cosa ne pensate di questo argomento e se avete delle esperienze che vorreste condividere con noi, e ci vediamo al prossimo video.